addirittura si parlava ieri, un noto virologo Meneghino parlava di infezioni occulte che ci attenderanno, no? Occulte, siamo nell'ambito dell'occulto ormai, infezioni occulte. Tutto questo per specificare che il virus resterà con noi, ce l'ha detto anche il virologo Pregliasco qualche settimana fa, il virus resterà con noi. L'OMS lo disse nel maggio 2020, il coronavirus non se ne andrà mai, è il tempo delle pandemie, disse la vestale del neoliberismo Ursula von der Leyen, targata a Bruxelles, disse poi Ricciardi che questa storia sarebbe andata avanti per anni. Io mi chiedo con quali basi rabdomantiche possano dire ciò, considerato il fatto che di medico scientifico non c'è nulla di predittivo, no? Nella predizione. Comunque, io sono filosofo, quindi di medicina non mi sentirete mai parlare, io non ne so nulla, però domando, posso domandare, posso fare delle domande, almeno questo è ancora lecito? No, non è più lecito perché chi domanda è complottista. Capite che a me crea un certo imbarazzo questa definizione, perché l'intera storia della filosofia allora è popolata da complottisti, se considerate che il filosofo chi è? È colui che non si accontenta della fenomenicità del reale, cioè dell'apparire delle cose, pone delle domande e cerca le cause. E quindi faccio un mea culpa, siamo tutti complottisti, da Socrate a Hegel, da Eraclito a Marx, tutti complottisti, no? Addirittura Marx pensava che, pensate un po', che dietro quelle che ci dicono essere le verità ci sono gli interessi dei gruppi dominanti, il più complottista di tutti, voglio dire, il re dei complottisti. Quando mai ci sono gli interessi dei gruppi dominanti a chiudervi in casa per 3 mesi, a far fallire i lavoratori, le piccole imprese a beneficio del big commerce, dell'e-commerce? Quando mai ci saranno in gioco gli interessi dei gruppi dominanti? Non siamo complottisti, su via.